Stai recando? Sì, sì, recando. Allora, intanto benvenuti. Questo è un momento del Salone Off di Torino che in pratica raccoglie più di 500 eventi, che è una cosa eccezionale, non ce l'aspettavamo. Quindi vuol dire che probabilmente proprio questo disamore per la cultura non c'è, no? Se tutte queste persone sono così interessate a farne, almeno provare a fare cultura. Quindi come associazione editoriale Multilage, che è quell'associazione fatta di volontari, adesso quando ne vedete tre, abbiamo aderito a questa iniziativa producendo due eventi. Uno ieri presso il Centro di Studi Sereno Regis, in via Garibaldi, dove abbiamo presentato Volti dal Futuro, che era un libro, diciamo, scritto a 13 mani, insomma 13 autori, 26 mani, durante il periodo pandemico, eccetera. È stata una cosa molto interessante e sulla pagina Facebook c'è l'intera giornata, se uno ha piacere di poter vedere anche gli altri autori. Oggi invece presentiamo tre libri di Alessandra Montesanto, scrittrice, attivista, milanese. Non triste. Ci dobbiamo dare anche un certo contegno noi di Torino. No, non siamo tristi. Capitale. Che, sì, visioni periferiche, ok? E poi c'è appunto Gianmarco Pisa, di Terra e di Pietra, e poi mi dici il resto del titolo, e poi ci sono io che insomma, presenterò tutto me con un cannocchiale, che insomma insieme a questi due studi così sembra quasi una roba, però ci sto pure io. va bene, io se permetti Gianmarco, può fare così, darei la parola ad Alessandra. Allora Alessandra, io come dire, una curiosità, no? Quando ho letto almeno così il libro, insomma, l'incipit, eccetera, no? Vedendo le attività che fai come volontaria, visto che si parla di visioni periferiche, mi sono venute subito in mente, diciamo, le periferie dei grandi agglomerati urbani, no? Come si dice. Però la mia curiosità è sapere se tu, diciamo, questa storia tua di attivismo, e scrivendo questo libro hai trovato delle similitudini con le varie periferie del mondo. Sì, allora, non è mai giusto, corretto, innanzitutto buonasera, grazie per essere qui, grazie Ivan. Prego. Anche in questo posto bellissimo, pieno di colori, pieno di riferimenti che sento molto. Dicevo che non è mai bello generalizzare, quindi sì, ci può essere un filo conduttore, una linea comune tra le varie periferie, perché nel libro appunto vi racconto velocemente di cosa si tratta. Parlo di alcune periferie, di alcune città in Italia e nel mondo, raccontate prima di tutto attraverso il cinema, perché vengo da un'esperienza appunto di critico cinematografico, oltre che formatrice. E quindi ho unito le mie passioni per il cinema, per l'attualità e per i diritti umani. Parentesi, non a caso, come dicevamo anche ieri, ho scelto l'associazione editoriale Multimage, che è proprio la casa editrice dei diritti umani. E quindi questo lavoro sono partita dai film degli ultimi 20 anni, che raccontano appunto le città, l'interland, le periferie, ma anche i quartieri periferici all'interno delle città stesse, e non solo, anche quelle aree che stanno intorno alle megalopoli, per esempio le favelas in Latino America, oppure i quartieri appunto in Nord Africa. Insomma, ho cercato di considerare la periferia di spazio, di luogo, ma anche e soprattutto la periferia umana, perché ci si può sentire periferici in qualsiasi posto, in qualsiasi situazione. E quindi ecco, Bene.
quello firmato da me. Allora, faccio vedere la copertina perché è sempre significativa, secondo me. In quanto è una foto che ho scattato a Marsiglia qualche anno fa, in un quartiere periferico appunto della città, e caratterizzato da questi murales molto colorati, molto interessanti, poi anche per il contenuto, chiaramente. E sopra c'è scritto le melting pot, no? Quindi c'è proprio il riferimento, e siamo anche oggi qua in un quartiere multiculturale, all'intercultura, allo scambio tra le persone, alla diversità, ma quella diversità ricca che produce e che non che produce, non mi piace neanche come verbo, no? Quella diversità che arricchisce, che fa, che rende il mondo più, più bello, più interessante, più stimolante. Quindi nelle periferie ci sono delle sfide da affrontare, chiaramente, e riguardano quasi sempre una questione economica. Riguarda il sistema economico, soprattutto parlo dell'Occidente, ma non solo. E c'è sempre un connubio tra economia e politica. Qui in Occidente abbiamo il capitalismo che comporta determinati problemi, in altri paesi abbiamo una corruzione devastante che porta ad ulteriori e diversi problemi. No? Poi Gianmarco parlerà anche di un'area del mondo specifica e magari ci possiamo poi collegare l'un con l'altro. Quindi i problemi grossi di fondo comune alle periferie sono questi, riguardano la politica e l'economia, come vengono gestiti questi settori, da chi ne fa parte, eccetera. Il tutto con, ovviamente lo viviamo anche sulla nostra pelle, con le conseguenze per le persone, per i cittadini, per la società civile. Figuriamoci poi se parliamo di paesi magari in guerra, che hanno subito o subiscono ancora oggi dei conflitti, le cose si complicano. Quindi il mio interesse, ma da sempre, non solo in questo libro, ma proprio umano, è quello per le persone disagiate, per le persone emarginate, per le persone in difficoltà. E spero di aver risposto in parte. Gianmarco Pisa, operatore di pace, scrittore attivista, scrive, diciamo, saggi, direi, no? Quindi una finestra sul mondo. La finestra che tocchiamo oggi è quella, diciamo, dell'ex-Jugoslavia, che noi tutti, no, ci ricordiamo. Io almeno mi ricordo, diciamo, per il periodo della guerra, perché fu una cosa veramente devastante, cioè pensare che dopo il confine sloveno iniziava una guerra, e vedendo anche, come dire, poi alla fine l'indifferenza che c'era nelle nostre città, no? Ecco, quella cosa lì mi colpì molto. Però, come dire, la domanda è questa, no? Parlando poi di persone, tu parli proprio della bellezza, anche dell'architettura di questi posti. Ecco, io vorrei sapere questo: se dopo la guerra, quindi anche dopo la devastazione, anche dopo, come dire, la distruzione di monumenti, di opere d'arte, ecco, come le persone, cioè se le persone si sono avvicinate maggiormente a questa espressione dell'arte, questa espressione della vita, o sono, come dire, tornati indietro ad una indifferenza, diciamo, del momento storico. Allora, intanto buonasera a tutti e tutte. Grazie. E ovviamente grazie per essere qui. Mi unisco ai ringraziamenti che già Iva e Ale hanno fatto prima, e un ringraziamento ovviamente doveroso alla gelateria popolare, che è il luogo, lo spazio peraltro suggestivo, bellissimo, che ci accoglie questo pomeriggio. È una domanda da $1 milione. È un domandone. Allora, io la prenderei da qui, nel senso che il saggio, ai cui contenuti ovviamente farò riferimento, che è di terra e di pietra, forme estetiche negli spazi del conflitto, dalla Jugoslavia al presente, prova appunto ad affrontare anche questa problematica, anche questa grande questione, dal punto di vista che in qualche modo indica il sottotitolo, e cioè all'interno di una regione, di uno spazio
storico, geografico, sociale, quindi di un contesto molto particolare che è quello dei Balcani, ed in particolare dei territori che hanno fatto storicamente parte della Jugoslavia, provare a interrogare tutta la dinamica del conflitto e tutta la sua lunga durata storica, quindi tutto quello che è successo nel corso della seconda metà del Novecento in particolare, tutta la situazione del conflitto e del perdurante post-conflitto, da alcune angolature, da alcuni punti di vista particolari, uno dei quali è propriamente quello raccontato da queste cosiddette forme estetiche, e cioè i luoghi della memoria, i luoghi della cultura, i beni del patrimonio storico-culturale ed in particolare le architetture, i monumenti, i memoriali, le sculture monumentali, le architetture simboliche, perché queste sono un po' le due forme estetiche prevalenti nello spazio jugoslavo, che probabilmente indicano una certa continuità storica attraverso cui sono stati veicolati determinati contenuti, determinati messaggi, e che continuano ad essere impertinenti, tra virgolette, all'interno di un contesto che è diventato completamente diverso da quello all'interno del quale sono stati concepiti e realizzati. Per cui, comincio ad avvicinarmi alla tua domanda. Noi stiamo parlando di un patrimonio storico-culturale che sostanzialmente appartiene in buona parte della riflessione e dell'analisi che il saggio prova a sviluppare al periodo della Jugoslavia socialista, quindi della seconda Jugoslavia, cioè quella che va dalla liberazione e quindi dal 1945 sino alla dissoluzione della Jugoslavia, no? Gli episodi e gli eventi a cui faceva riferimento Ivan prima, cioè fino al lungo ciclo di guerre che ha attraversato negli anni 90 lo spazio jugoslavo, quindi dal 1991 sino al 2001 con la fine della Jugoslavia socialista e la nascita di queste nuove repubbliche, di questi nuovi stati post-jugoslavi. In questo frangente storico di una sessantina d'anni, in realtà molto di meno, perché la gran parte di questo patrimonio, quindi di queste architetture, di queste sculture monumentali, sono state realizzate sostanzialmente tra gli anni 50 e gli anni 80, quindi stiamo parlando di meno di 40 anni, si stima siano state realizzate, ci sono diverse stime, che viaggiano da alcune migliaia a 40.000 monumenti, sculture, memoriali, quindi un patrimonio sterminato e gigantesco, però figlio ovviamente di quel particolare contesto, di quella particolare esperienza storica, politica, sociale, che è stata appunto la Jugoslavia di Tito, con tutto quello che la Jugoslavia ha rappresentato e anche simboleggiato, si può dire, no, per quelle popolazioni in generale, come idea jugoslava nel mondo. Oggi che la Jugoslavia non c'è più, quel patrimonio ideale viene vissuto in parte come un retaggio del passato, in parte come qualcosa che non ha più attinenza con la realtà attuale, con la vita presente, alcuni, non tutti, una parte, in alcuni contesti significativi, di questi patrimoni è ancora là. Quindi parla di un passato, parla di una storia che non è più percepita come viva, attuale, presente. Sono delle sopravvenienze, non so come dire, sono delle emergenze, sono delle testimonianze. Cioè continuano ad essere testimoni di uno stato che non c'è più, di una storia che sembra non parlare più al presente, poi bisogna indagare bene, e il libro prova a sviluppare un ragionamento su questo, se continui o non più a parlare all'attualità e al presente, e quindi a interrogare anche le persone, perché poi qual è il punto? Che questi sono forme estetiche che si configurano come arte pubblica, cioè sono monumenti nello spazio pubblico, cioè non stiamo semplicemente parlando di gallerie o raccolte, non sono pinacoteche, ma quando ne parliamo di architetture simboliche, di sculture monumentali, sono tutte quelle sculture, tutti quei memoriali, tutti quei mausolei che costellano lo spazio pubblico, stanno nelle piazze e tutti ci imbatti. E non è più l'uomo jugoslavo o la donna jugoslava che si imbatte in questi patrimoni, ma sono i cittadini e le cittadine della Slovenia, della Croazia, della Serbia, piuttosto che della Bosnia-Herzegovina, del Montenegro, di quella che una volta si chiamava Macedonia, poi ha cominciato a chiamarsi Fyrom,
la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e che oggi si chiama Macedonia del Nord. Questo pure per far capire come persino i nomi degli stati cambiano nel breve volgere di anni, e quindi stiamo parlando di una regione molto complessa, molto affascinante e molto particolare da tanti punti di vista. La risposta allora, se questo è un po' il contesto, è un po' questa. Probabilmente sia la percezione sia la ricezione, qui siamo nel campo della sociologia dell'arte, sia la ricezione sia la percezione di questo patrimonio culturale è cambiata al cambiare del contesto storico e sociale che ospita questi patrimoni. Per cui noi oggi abbiamo un misto di indifferenza e di ostilità da parte delle persone, spesso al confronto con questo patrimonio storico jugoslavo, ma dall'altra parte abbiamo anche tentativi di riscoperta e di risignificazione, cioè di riportare questi luoghi del patrimonio del passato a continuare a vivere come luoghi di un patrimonio contemporaneo che si possa in qualche modo attraversare nel presente e nella vita delle persone. Un esempio su tutti. E chiudo sull'esempio che può essere indicativo. Certo. Al centro di Pristina, il capoluogo del Kosovo, c'è questo storico e bellissimo monumento, un'imponente scultura monumentale, che è questo monumento alla fratellanza e all'unità. Si chiama così, ma in realtà il nome vero è che il monumento che commemora gli eroi della lotta di liberazione antifascista, che si l'eroica epopea della resistenza jugoslava, il Tito, eccetera. Bene, a Pristina l'anno scorso, diciamo questo autunno-inverno, si è tenuta manifesta questa importantissima rassegna di arte contemporanea, e una delle sperimentazioni realizzate nel contesto di questa manifestazione artistica molto importante e molto significativa è stata quella di trasformare questo monumento nel centro di una delle piazze più importanti del capoluogo del Kosovo. Questo monumento è stato rivestito di viola ed è stato accompagnato da pannelli, installazioni, per dire cosa? Che questo monumento di un'arte che non c'è più, di uno stato che non c'è più, di un contesto storico che sembrerebbe molto lontano e non parlare più al presente, diventa un'opera, tra virgolette, di arte contemporanea all'interno di questa 14ª edizione di Manifesta, questa grandissima rassegna d'arte contemporanea internazionale, che decide di essere ospitata quest'anno, questo luogo incredibile che è il Kosovo, piccolissimo paese con questo capoluogo molto particolare, dove si è consumata alla fine degli anni 90 una sanguinosa guerra. E quindi siamo in un contesto di post-conflitto in cui si svolge tutto questo. Allora, probabilmente continuano a parlare, è un problema di percezione e di ricezione, come ti provavo a dire prima, però probabilmente il significato universale, il messaggio universale che a questi patrimoni è associato, continuerebbe ad avere tanto da dire anche a noi, anche a tutti i cittadini e tutte le cittadine di questi paesi post-jugoslavi. Quindi c'è una attualità. E allora, forme estetiche negli spazi del conflitto, perché appunto questi luoghi portano con sé dei significati interessanti. Riscoprirli è anche un tentativo di andare a intercettare quello che succede lì e capire quali spazi per la trasformazione si possono offrire. Sì, penso di aver risposto una domanda, poi... Ottimo. Bene, allora invece Alessandro, io ho una curiosità, no? Avendo fatto qualche viaggio, sì, mi sono anche imbattuto, no? In queste favelas, dalle nostre parti erano gli slam, insomma, si tratta della stessa cosa. La cosa che ho visto osservando un po' le persone e che a volte c'è come una, come posso dire, un'identità nella periferia, non so come dire, cioè le persone diventano periferia stessa e ne assumono l'identità, per cui quando e se c'è una possibilità di riscatto sociale, per dire, c'è quasi a volte un rifiuto perché viene meno quella mia identità, che può essere di quartiere, che può essere di favela, di slam, no? Ecco, io volevo sapere se tu avevi incontrato questo fenomeno
e magari delle persone che si erano affrancate da questo. Domanda complessa, ma è forse più complessa la risposta, perché è vero quello che tu hai colto, l'abbiamo colto anche noi viaggiando, sicuramente c'è un discorso di appartenenza più che di identità. Il discorso riguarda più l'appartenenza a un territorio, appunto, e poi il territorio è collegato a una mentalità, a una cultura. Quindi in certi casi è giusto, come dici tu, affrancarsi. In altri casi, secondo me, non è strettamente necessario, perché quella appartenenza, quella mentalità, quella cultura magari sono migliori rispetto a quella della società maggioritaria. Questo discorso, per esempio, possiamo farlo guardando qui vicino, anche, per esempio, ho parlato parecchio della periferia romana, Roma perché, vabbè, la capitale d'Italia, del nostro paese, e ho parlato anche di Milano perché è la città da cui, in cui vivo. Sono quelle che si conoscono meglio rispetto ad altre, avrei potuto parlare benissimo anche di Napoli o di Trieste, per dire, di Torino stessa. A Roma si sente molto questa, questa caratterizzazione della periferia, si avverte negli spazi urbani, nella parlata, no? C'è un certo dialetto. Se ne va anche orgogliosi. Certo. Perché no? Perché togliere tutto questo? No, no, io direi che possiamo tenercelo rimanendo sempre nei limiti, nell'ambito della legalità, ovviamente, del rispetto. E, quindi sì, ti dico, sono da una parte convinta che bisogna tutelare, anzi, questa identità diversa da quella maggioritaria, e dall'altra però tenere conto anche dei bisogni delle persone che vivono in periferia, dei loro diritti, e in modo da creare una vera e propria coesione sociale. Non mi piace neanche più parlare, fino a poco tempo fa usavo il termine inclusione. Sì, sì, sì. Ma perché bisogna includere? Chi sono io per includere, per esempio? No? Sì. Chi siamo noi? Certo. Dobbiamo coesistere il più pacificamente possibile, stando bene, con un buon livello di qualità della vita. Dalla periferia al centro. Sì, dalla periferia al centro, anche dal centro alla periferia, con rispetto, con lo stesso rispetto però che si pretende dai periferici verso chi si sente superiore. Sì, 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 che esistono questi fenomeni, no? Quasi il mito che poi in realtà è un mito, nel senso che ne so, nel sud del mondo, ad esempio nella mia esperienza keniana, c'è questo mito, il mito dell'Occidente, no? Cioè, gente, dai, ma portami in Italia, dai, che non la voglia spiegare che però, c'è niente di bello, c'è quasi più niente di chiaro, come dire, ecco. In certi luoghi, no, adesso non per usare un luogo comune, ma poi ti senti, no, fortunato di essere nato dalla parte fortunata del mondo, e purtroppo c'è ancora la parte fortunata e la sfortunata. Quindi c'è questo mito, no, delle periferie del mondo, di arrivare qua. Io posso capirlo, no? Però ad esempio quanto mi piacerebbe che ci fosse come una presa di coscienza, che magari tu hai incontrato, no? In quei luoghi lì, di persone che dicono no, sì, l'Occidente è una parte del mondo, però io non ho tanti, una... Sì, per esempio anche tanti africani, loro non hanno piacere di venire all'Occidente, ne farebbero volentieri a meno. Vengono, l'abbiamo detto, ripetuto mille volte, ma forse non basta, bisogna continuare a ripeterlo, perché hanno dei seri problemi di sopravvivenza. Ma ce ne sono tanti che cercano di rimanere lì, nei loro luoghi di appartenenza. Lo stesso in America Latina, qui racconto di un documentario realizzato in una zona periferica in Bolivia, dove un gruppo di donne si è dato da fare per insegnare l'arte della tessitura ad altre bambine e ragazze, non per tramandarla, ma anche per creare un mestiere, per insegnare un mestiere, per creare in futuro dei posti di lavoro, magari comunque un'opportunità di lavoro, se vogliamo, visto che adesso si lavora tanto anche con la tecnologia digitale, si possono vendere dei prodotti anche così. Ma il loro obiettivo principale è quello di rimanere, di far rimanere i giovani. Certo.
questa sarebbe una svolta epocale. Gianmarco, poi dobbiamo fare domande per te. Sì, però io diciamo, parti. Come ti chiami? Come vai a scuola? Come ti chiami? Allora, mi piace scrivere. Arriva l'argomento a piacere. Allora, quello che mi interessa capire è questo. Seri non diciamo mai. No, siamo seri, no, non siamo seriosi, non siamo molto seri. Bravo. Non senta, ma diciamo. E diciamo. Allora. Una volta c'era la Jugoslavia, c'era Tito, no? Collante e tutto quanto. Poi vabbè. Sì, era impressionante le foglie oceaniche al funerale di Tito, per dire la figura. Ogni tanto si vedono queste immagini. Sì, vuol dire che... Il treno che lo porta sì, tra ali di folla, per chilometri e chilometri. Quindi vuol dire che non era proprio in viso a tutti, no? No, l'ultimo arrivato non era. Diciamo, non era, no? Poi vabbè, come sappiamo... In quella parte del mondo che sappiamo tutti che prendere decisioni per tutti è va bene. Ma questo è un altro discorso. Parliamo invece di cose belle, di arte, no? Quella si diceva, no? Jugoslavia, un corpo unico, no? Visto da fuori, diciamo dall'Occidente, anche un avamposto, no? Diciamo della cortina di ferro, perché stava là. Per quello che poi succedono certe cose, no? Perché gli avamposti sono pericolosi quando sono coerenti. Adesso ci sono questi paesi, queste nazioni dai nomi diversi, che cambiano, mutevoli, però è possibile che ci sia ancora come una sorta di voglia di essere più uniti, al di là, come dire, delle varie identità, tramite, come dire, un movimento culturale, cioè sta nascendo un movimento culturale, artistico, che punta, diciamo, a guardare non solo la propria nazione, ma in modo più ampio tutti i Balcani, non dico come un corpo unico che ci ricordiamo, ma come magari un corpo diverso, più unito, che possa in realtà far avvicinare le persone affinché quelle cose non si ripetano più. Perché poi voglio dire, finisco, no? Quelle cose che in parte abbiamo visto negli ultimi 2 anni, erano state quando il vicino di casa ti denunciava, tua mamma che magari, tua mamma no, ma tuo zio che era croato, tu eri bosniaco, andava a delare. Ecco, voglio dire, queste cose sono cose che sono state fatte dalle persone, quindi quel sentimento lì c'è. Ora, probabilmente tramite nuove generazioni che hanno un ricordo scremato, tramite un nuovo movimento culturale, tramite un nuovo movimento artistico, è possibile, come dire, superare quella fase una volta per tutti, riconciliarsi e vedere, come dire, più ampiamente quella regione del mondo. Allora, sì, per provare a dare una risposta diretta alla domanda, quindi senza fare grandi elaborazioni teoriche, ricostruzioni teoriche di sociologia dell'arte, eccetera. Secondo me la risposta è indubbiamente sì. Allora, tra l'altro, la vorrei prendere da questo punto di vista, ci sono dei contesti che hanno una storia da questo punto di vista, cioè molto spesso ci sono delle città o delle esperienze locali in tutti i Balcani, si potrebbe dire in tutta Europa, ma fermiamoci ai Balcani e a quello che era la Jugoslavia, giusto per avere un punto di riferimento anche attinente con il libro e con la nostra riflessione. Ci sono dei contesti dove c'è una storia di attivazioni culturali interessanti. Per esempio, oggi noi pensiamo che Kosovska Mitrovica, che si trova nel nord del Kosovo e che è una città divisa metà serba, metà albanese, perché è stato uno dei luoghi del conflitto, è ancora oggi un luogo di divisione, è un luogo dove non solo le ferite del conflitto sono del tutto evidenti, c'è una presenza militare molto forte, un luogo di estrema tensione, no? Quindi diciamo inevitabilmente finirebbe per associarla a tutta alla situazione della divisione etnica e delle problematiche della riconciliazione, così come le ponevi te,
facendo anche un'operazione violenta, no? Di schiacciare un'intera comunità con tutti i suoi fermenti e tutte le sue emozioni dentro nella categoria del conflitto, del post-conflitto, quindi anche con un'operazione di mortificazione, se vogliamo, però nessuno sa che lì, per esempio, c'è una scena musicale storica, jugoslava, che va avanti dagli anni 50 e che fa sì che oggi, per esempio, un'esperienza di attivazione giovanile, la Mitrovica Rock School, questa scuola di rock dei giovani di Mitrovica, sia una esperienza interetnica, sia un'esperienza che in qualche modo riesce a parlare e con tante problematiche, con tante difficoltà, ma riesce a coinvolgere i serbi e gli albanesi di cui dicevamo prima, e che intorno a questi locali, intorno a questa scuola di musica, grazie alla partecipazione dei giovani che vengono dalle scuole, quindi molto spesso sono giovanissimi più che giovani, riesce poi a promuovere iniziative culturali, spazi di dibattito, spazi di discussione, perché ovviamente non c'è solo la prova per il concerto, ma intorno al fatto di organizzare una rassegna o un concerto e con le prove e con la possibilità per i giovani di incontrarsi e di parlare, e con il coinvolgimento delle associazioni che magari sono in partenariato con quella scuola, riesce ad attivare un tessuto civico. L'esempio di Manifesta prima, con l'arrivo in Kosovo di Manifesta, non è che sono arrivati solo gli artisti internazionali di fama mondiale, le grandi stelle provenienti da tutto il mondo, ma si sono attivati gli atelier locali, gli artisti e le artiste del Kosovo, di Pristina o Pristina, a seconda delle parole, delle lingue, certo. Ma insomma Pristina, italianizziamo per facilità, e questi artisti e artiste kosovari, molti giovani, si sono ovviamente attivati con i loro atelier e hanno prodotto anche loro delle opere, perché stavano ovviamente nel percorso di programma di questa rassegna, che poi ha sì un momento centrale in cui si tiene, ma attiva nel corso dell'anno tutta una serie di altre rassegne off. Perché oramai tutto il circuito culturale vive di questo, no? Di eventi in e di eventi off. Perché che cosa succede? Succede che attorno a queste rassegne tu inneschi dei meccanismi sociali, tu crei degli spazi di opportunità per gli intellettuali, per i ricercatori, per gli artisti, per poter rappresentare anche la propria arte. Se noi pensiamo a quello che la Facoltà di Architettura dell'Università di Pristina ogni tanto riesce a fare con dei seminari, per esempio sull'architettura, adesso si sono tenute le settimane dell'architettura a Belgrado, insomma si potrebbe andare avanti con gli esempi, e ne potremmo fare un'esperienza a Prijedor in Bosnia, nella Repubblica Srpska, cioè la parte serba della Bosnia Erzegovina. Adesso non entriamo nei dettagli, ma insomma anche lì ci sono queste regionalizzazioni, localizzazioni su base identitaria, su base etnonazionale. A Prijedor ci sono esperienze artistiche e musicali analoghe, che pure indicano ipotesi di dialogo, di condivisione, di compartecipazione. Allora, qual è il problema? Qual è il punto? Qual è la speranza? Fare arte insieme, produrre cultura insieme, perché quella può essere l'immagine del mondo che vorremmo, o no? Cioè, insomma, tu con le tue pratiche sociali e nei tuoi luoghi sociali prefiguri gli spazi sociali e i luoghi reali che vorresti vedere realizzati nel futuro. E allora queste pratiche artistiche stanno a simboleggiare anche questo, in qualche modo, che questi giovani vogliono superare questo trauma che li schiaccia, e attraverso l'espressione artistica e culturale andare oltre le barriere che la situazione del post-conflitto fa pesare su di loro, perché molto spesso in questi posti la vita è complicata, libertà di movimento che viene negata, diritti che vengono conculcati, tante libertà che non si possono esprimere, un certo controllo degli apparati, una certa vigenza del post-conflitto e delle mentalità di guerra, gli spazi di diritti e di libertà delle donne che vengono compressi, soprattutto in certi posti, laddove la dimensione patriarcale più violenta, più tradizionale, quindi anche più opprimente. I contesti post-conflitto sono problematici, sono ambivalenti, sono molto spesso costrittivi, sono molto spesso pesanti da vivere, e allora fare arte, produrre arte, fare musica, esprimersi con un linguaggio altro, diverso, dalle parole che appartengono a lingue che sono diverse, certo.
perché c'è anche questo, ti consente allora di stare insieme, cioè di creare uno spazio in cui si può stare insieme, uno spazio libero, uno spazio espressivo. Allora io penso, gli esempi ne abbiamo fatti, se ne potrebbero ancora fare degli altri, ma insomma non stiamo qua a fare i cataloghi. Ecco, però la cosa è interessante perché indica che questo potenziale c'è ed è forte, è significativo, cioè non stiamo parlando delle piccole esperienze pilota, no? Che ti devi andare a cercare con il domicino, che chissà in quale retrovia intellettuale si viene a collocare. Qui si tratta di giovani ed è soprattutto dai giovani che viene questa molla che mi sembra molto, molto interessante. Non che gli anziani non svolgano un ruolo importante, certo, perché portano la memoria storica della fratellanza e dell'unità, certo, della Jugoslavia. Della Jugoslavia unita, certo, in cui stavano tutti insieme senza chiedersi chi era il serbo, chi era il bosniaco, sì, 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 e chi era il croato. Gli anziani portano una testimonianza di una memoria ineludibile, di cui non si può fare a meno, irrinunciabile, però i giovani esprimono questa novità. È un bella, come dire, no? Finalmente c'è come un incontro generazionale, non un vuoto, no? Una grande malattia di questo momento. Ti volevi collegare? Sì, ascoltando Gianmarco, infatti stavo cercando una cosa che non ho trovato. Già te la ricordavi. Sì, ma un esempio di un collettivo molto interessante che parte dal Venezuela ma che coinvolge molti artisti, appunto sempre latinoamericani, si chiama Artisti sin Mordaza, cioè senza museruola, wow, in spagnolo, che dice tutto. Cioè, il nome del collettivo già dice tutto. È molto interessante. Poi un'altra cosa, anzi due, poi basta, questo zitta, è che tra le varie forme artistiche negli ultimi 20 anni, forse 15, sta prendendo molto piede appunto il murales, cioè la riappropriazione da parte dei giovani dei muri, delle strade, delle vie, delle pietre, delle proprie città, cittadine, villaggi, eccetera, eccetera. In Italia, Milano ormai, ma anche per esempio in Palestina. E quanto più importante il murale in Palestina, certo, rispetto al murale a Milano, adesso con tutto rispetto per la mia città, no? Così come al Cairo. Quindi è una forma di lotta politica, ovviamente, che parte dal basso, certo, io tengo molto. E, niente, poi io e Gianmarco ci occupiamo, a proposito sempre di giovani, di lavoratori nelle scuole con questi nostri lavori, no? Perché crediamo molto nelle nuove generazioni, penso anche tu Ivan con il tuo, quindi la cultura portata direttamente nelle scuole. E una cultura però che non rimane esterna, estranea, no? Magari con la lezioncina frontale, così, ma che coinvolge i ragazzi. È più interessante per loro, è più interessante per noi, perché i ragazzi ci danno tanto, gli studenti ci restituiscono molto, ma anche i bambini elementari, ho lavorato con i bambini elementari che sono più bravi a volte di ragazzi dei superiori, perché non hanno sovrastruttura ovviamente, e, ma poi io li ho trovati anche più intelligenti, scusate se lo dico male, per tante aspetti li trovo più intelligenti. E quindi possono appunto realizzare un murale. Qua c'è una testimonianza che dice. Sì, sì, no, io. E come non essere d'accordo? Dal murale a, che ne so, la scrittura di una canzone, per dire, però su temi impegnati, sui diritti, sulla libertà. Certo, quello da San Siro a Genin, insomma. Sì. Per esempio, da San Siro. Sì, San Siro c'è questa roba. Chilometro di murales, molto interessante. Io non so più che chiedere. Allora, una domanda per Gianmarco. Allora, tu, mi sembra di aver capito che nella ex, insomma, nella Jugoslavia, nella ex Jugoslavia, nei territori, ci siano ancora monumenti rappresentativi del, insomma, del periodo di Tito. Queste immagini hanno un'utilità, come dire, se vogliamo, anche di elaborazione del lutto o del cambiamento sociale, nel senso che, non so, mi riferisco ad esempio, a me era capitato di fare anni fa uno spettacolo teatrale, cioè a Monaco, sul fascismo,
davanti a dei ragazzi, e questi qua era un tabù parlare di questa cosa qui, perché loro la vivevano come, insomma, come cattivi, nel senso, e questa roba qua mi chiedo come, se queste immagini possono in qualche modo aiutare anche le persone che sono state sia da una parte che dall'altra, che hanno inflitto il dolore, ma che hanno, e non solo subito, possa in qualche modo aiutare a elaborarle, superare e diventare, insomma, una società un pochino più unita, che non, superando le differenze, non so come spiegare, se sono stata chiara. Questo è, volevo sapere. Allora, questa è una domanda che ha bisogno di una risposta un minimo più articolata, perché un po' il fatto è questo. Io vorrei partire da un'esperienza che abbiamo fatto, ok? Anche sempre per evitare, diciamo, le generali, ma per stare sul concreto. Allora, noi abbiamo condotto, e quando dico noi, dico gli attivisti e le attiviste dell'associazione di cui faccio parte, che è Libri CCP. In questa veste, ovviamente, come autore sono... autore, attivista con la Multimage, associazione editoriale, casa editrice per i diritti umani. Io storicamente, come operatore di pace, ho fatto parte e continuo a fare parte di questa struttura che si chiama IPRI-CCP, cioè Istituto Italiano di Ricerca per la Pace, Corpi Civili di Pace. E quindi noi facciamo progetti che vanno nel senso dei corpi civili di pace, cioè del lavoro sui conflitti e all'interno dei conflitti. In questo contesto di questa associazione noi lanciamo questo progetto Prometeo, che è un acronimo che sta per memorie produttive per innescare sostanzialmente opportunità di sviluppo, opportunità di cambiamento. E qual era il tema del progetto? Era provare a interrogare i luoghi della memoria e i luoghi della cultura per fare in modo che la cultura potesse essere fattore di inclusione ed agente di cambiamento, anche con una prospettiva di sviluppo, parlando in particolare ovviamente del Kosovo, quindi memorie produttive in questo senso. Però non semplicemente nel binomio cultura-sviluppo economico, ma soprattutto sul binomio cultura-sviluppo sociale. Quindi provare a capire se è possibile dare una risposta affermativa alla domanda che hai fatto, okay. Te. Questo era il tema. Avantissimo. Questo era un po' il tema. Allora, perché ho fatto quell'esempio? Perché ho fatto quell'esempio di quel monumento storico, sì, sì, a Pristina? Perché in realtà la sollecitazione di lavorare in particolare su quello, come su altri monumenti analoghi, il ragionamento che facevamo prima insieme, è venuta proprio dai ragazzi e dalle ragazze del Kosovo. Per cui chiedendo ai ragazzi, questo adesso succede un po' di meno, ma qualche anno fa succedeva, chiedendo ai ragazzi, ma quel monumento che cos'è? Boh, sarà stato un monumento di guerra. Ah no, quello è un monumento serbo. Non lo sappiamo. Allora, tu hai un monumento che tra l'altro è un patrimonio culturale, che non viene riconosciuto che sta lì, di cui a livello politico si dibatte ogni anno se abbatterlo e come abbatterlo, è ovvio, perché è un altro mondo, certo. Però anche questo porta con sé un pezzo di risposta alla tua domanda. Beh, non l'hanno abbattuto, già questo è una risposta. Però non l'hanno abbattuto, esatto, l'hanno un po' trasformato, risignificato, ricontestualizzato, però la cosa che è interessante è perché ci permette di dare una risposta alla domanda, e cioè questa possibilità dipende molto dal contesto, da come quel contesto si relaziona al passato jugoslavo, dal modo come la guerra e attraverso quali forme e quali contenuti la guerra ha attraversato quei luoghi, e questo spiega perché in alcuni posti molti di questi monumenti sono stati razzisti, mentre in alcuni altri posti diversi di questi monumenti miracolosamente sopravvivono. Allora il tema è, le persone riconoscono questi monumenti, intanto. C'è un elemento di appropriazione, cioè potenzialmente si può costruire una comunità del patrimonio culturale intorno a questi luoghi del patrimonio culturale, oppure ancora, per renderla ancora più facile, perché poi quando tu attivi un progetto le domande che devi fare devono essere molto elementari. Ti parla questo monumento? Ti dice qualcosa? Sai cosa significava? E ciò che significava continua ad avere un significato oggi? O fratellanza e unità dei popoli, solidarietà, multiculturalismo, pluralismo linguistico, culturale, etnico, sono dei ferri vecchi, non dicono più niente, non ci serve più il pluralismo culturale oggi,
guardate che questi interrogativi non sono della Jugoslavia, ma forse parlano sì, di noi. Cioè, una società pluralista, multiculturale o interculturale, come più frequentemente, forse più correttamente si dice, Alessandra ci potrebbe spiegare meglio alcune cose su questo aspetto. Una società non solo inclusiva, ma coesiva, una società dove le differenze coesistono e sono rispettate, non una società compatta, militarizzata, ma una società fatta di diversità, di polifonie culturali. Ci serve? È utile? Alimenta la democrazia o è una minaccia per la certo. democrazia? Perché molto spesso nel dibattito pubblico pare che questa roba qui sia una minaccia per la democrazia. Dipende da chi... E guardate che questi discorsi non è che sono solo in Jugoslavia e in Italia o magari in Germania dove c'è un retaggio del tabù, ma dove si affermano tendenze di questo tipo che fino a 30 anni fa sarebbero state implausibili, inimmaginabili. Allora, tutta questa, tutto questo ragionamento per dire che appunto cultura e differenza, non esiste una cultura, esistono le culture che sono tante, questa possibilità di aprire uno spazio di dialogo tra le culture può essere anche uno spazio di avanzamento democratico. Cioè non dobbiamo guardare solo alla guerra, al post-conflitto, al post-bellico e pensare che su queste cose qua si possa intervenire solo con progetti particolari, in situazioni particolari. Queste sono robe che parlano della dinamica sociale in tutti i posti che noi attraversiamo. E allora la risposta è anche un po' questa. Sì, nella misura in cui appunto si aprono le condizioni per una riflessione a 360 gradi di questo genere. L'ultima domanda per Alessandro, se posso. Via, posso. Tu hai parlato appunto dell'identità, dell'appartenenza alle periferie e mi viene in mente appunto le periferie, non so, tu parli delle periferie romane, e mi è venuto in mente, vabbè, guardando la televisione qualche tempo fa c'era un ragazzo che diceva che era in uno di questi paesi periferici di Milano e si scusava, era tipo un trapper, e si scusava di non parlare bene italiano perché lui arrivava da lì, no? Come fosse una giustificazione. Questa cosa qua però mi fa pensare al fatto che molto spesso questa identificazione sia sempre un po' a ribasso, no? Come dire, il fatto di arrivare un po', mi viene in mente la campagna di Barack Obama su You Can, sul fatto che se sei nero non importa, ce la puoi fare anche tu, anche se arrivi. E quindi se tu nel tuo percorso hai trovato dei percorsi di, come dire, quello che tu dicevi prima, no? Ci sono dei percorsi dove uno, sì, io mi identifico nella mia periferia, nel mio modo di fare, ma non mi sento meno di uno che invece ha avuto tutte le possibilità e è cresciuto in centro e questo è il sì, 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 sì. Allora, partiamo dal presupposto che io penso che ogni persona abbia il diritto e il dovere di migliorarsi. Quindi ciascuno di noi deve fare di tutto per migliorarsi sempre. Quindi il ragazzo della o la ragazza di periferia che non sa ancora parlare bene l'italiano può migliorarsi, certo. Deve farlo, anche per rispetto verso gli altri, ma per rispetto verso se stessi, no? Quindi partiamo da questo. Ci sono anche però casi di persone che hanno vissuto e sono cresciuti in ambienti difficili, come per esempio un attore di un film che, ma io ho dei problemi con i nomi e lo sanno tutti, quelli che mi conoscono, va bene. Comunque l'attore di un film ambientato appunto in una periferia sempre romana, eccetera, che è stato anche in galera, quindi nasce male, nel senso che non ha avuto le opportunità di studiare, non ha avuto fino a una certa età l'opportunità di conoscere persone che potessero appunto migliorare, eccetera, ha commesso i propri errori, ma grazie alla forza di volontà ha lavorato su se stesso e adesso è un po' il punto di riferimento del quartiere per tutti gli altri, per tutti coloro che fanno fatica a venire fuori, per esempio, da una logica di piccola o grande criminalità. Quindi c'è speranza per tutti, nel senso l'importante è. Quindi tu hai trovato queste situazioni adesso per inserire queste cose. Per fortuna ci sono, ed è quello che mi spinge a lavorare sempre più in periferia piuttosto che nella scuola o nel liceo del centro,
sì, c'è veramente tanto, tanto, tanta bellezza, e c'è tanta opportunità di vedere persone che migliorano, che cambiano, che hanno voglia di farlo, che poi magari diventano appunto loro stesse un punto di riferimento per le altre. Ed è la società così forse può evolvere, no? Partendo da parte mia sempre da giovane, non perché io sia anziana, no, perché sono già anziana, no. Però abbiamo fatto degli errori, sì, abbiamo fatto degli errori, secondo me, bene anche di dirsi, ammetterlo. Assolutamente. Bisogna lasciare il testimone. Okay. Grazie. Sì, grazie. Grazie. Ivan, sì, sì. Ciao. Racconta un po', no, allora, io vado. Vai. Poi. Poi ce l'ho. In ogni libro, qualsiasi cosa scritta, c'è sempre una parte dell'autore. Sì. Anche se l'argomento sembra lontanissimo, ma qualcosa parte da dentro. Allora, la domanda è: tu scrivi solo per ragazzi o no? No. Perché? Quando scrivi per i ragazzi, ti poni degli obiettivi, sicuramente attinge una tua esperienza, a qualche tua esperienza che se vuoi raccontarci bene, se no non importa, però... Non la dico mai. Ok, ma se ti poni mentre scrivo, prima di scrivere un testo, così hai un obiettivo oppure no? La storia, ma non un obiettivo. No, ma quindi, l'obiettivo è sempre uno, nel senso che cercare di fare di riflettere insieme, non di far riflettere, non di, insomma, io non, come dire, me che sono una persona fintamente umile, no, sono umile quando serve, no? No, nel senso che se ho delle capacità le voglio anche dire, no? Se ne ho poi. Per cui, come dire, mi piacciono questi momenti, no? Insieme, dove si parla, dove si cerca di riflettere. Questo mi sembra importante, riflettere. Perché penso che riflettere, meditare, pensare sulle cose anche del proprio tempo sia una ricchezza che poi ti salva anche, diciamo, personalmente dalle varie vicissitudini di una vita che tutti abbiamo. Per me è importante coltivare la memoria. Per me è molto importante coltivare la memoria. Per cui diciamo che con questo libro, che è tutto merito di un cannocchiale, coltiva memoria, perché parte da 40 anni fa, non dagli anni 70. Lo sguardo è quello chiaramente di un bambino dell'epoca, no? E quindi il fatto di raccontare cose che tu hai vissuto. È un suggerimento, no, un suggerimento. Come quell'altro qualche anno fa, non so se ti ricordi. Per cui, insomma, è ambientato negli anni 70, secondo me è un periodo che va ancora compreso profondamente, quello lì. Insomma, perché poi va bene. Sappiamo che la storia la scrivono i vincitori, i grandi gruppi editoriali, però poi cosa si capisce è tutta un'altra cosa. A me quel periodo piace particolarmente proprio perché è stata una crocevia di grandi, secondo me, eventi storici molto traumatici che ancora si ripercuotono sulla nostra vita di tutti i giorni. No? Ma c'era tanta consapevolezza in più, secondo me. Io non lo so, c'era sicuramente impegno in più. Un impegno in più. Io ero ragazzino, però vedevo le cose intorno. Mia madre, ad esempio, lavorava in pretura penale. E venivi subito messo, no? Quando andavi a prendere la mamma, c'era il processo alla BR, insomma, questo era il contesto. Quindi ho voluto anche fare come un percorso di umanizzazione, perché quel periodo lì è stato un periodo tremendo, penso come una guerra, a pezzi delle varie città, no? Queste bombe, no? Mi ricordo mia madre quando andavamo al mare mi diceva: ma guarda Ivan, mettiamoci o alla coda o alla testa del treno, meglio non in mezzo perché magari mettono qualche bomba. Cioè, tu sei nato e cresciuto con quelle
tensioni là, hai capito? Perché poteva succedere? Perché poteva succedere? Perché succedeva? È successo almeno un paio di volte. All'Italicus, alla strage di Natale. Quella di Bologna. Quella di Bologna, no? Insomma, succedeva e tu eri là, insomma, quindi ti dovevi organizzare. Quindi è stato un periodo molto duro, tremendo, dove la lotta armata praticamente non ha fatto altro che creare dolore da tutte e due le parti, diciamo. Quindi ho voluto come anche fare un atto di riconciliazione con questa che è una storia di due ragazzi di 14 e 8 anni che in questo gran casino sociale cercano di aiutare un terzo ragazzo, il bullo del quartiere ma anche egli vittima di violenze in famiglia, e quindi gettare come una sorta di sguardo umanizzatore, quasi che si togliesse da quella realtà così brutta, così ossessiva, e far sì che anche in un periodo così tremendo, come magari anche quando c'è una guerra civile, termine bruttissimo, che non c'è niente civile dentro la guerra, ma ci siamo capiti, le persone cercano, no, di trovare quel lumicino di normalità, no, di umanità. E quindi questo, diciamo, è il tentativo del libro. Poi, diciamo, il libro fa questo tentativo qua. Ci sono tanti temi, c'è il tema del bullismo, il tema della violenza sociale, il tema del riscatto sociale, il tema della solidarietà, che si incrociano. Mi è venuta un'altra domanda, ma prima sentiamo quello di Giovanni. No, io ho una domanda in realtà che mi frulla in testa da un po', nel senso che stiamo parlando ovviamente del racconto di Ivan, tutto merito di un cannocchiale. I due protagonisti sono due giovani, giovanissimi si potrebbe dire, due ragazzi, 8 e 14 anni. È un racconto all'interno del quale passano tanti messaggi, che sono poi messaggi su cui molto spesso si fa un gran parlare nelle scuole, no? E su cui si fanno molto spesso progetti all'interno delle scuole, no? La violenza, il bullismo, le questioni della solidarietà. I protagonisti stessi sono dei ragazzi, e allora la mia domanda è anche un po' questa: e i ragazzi che ne pensano? Nel senso, quando tu porti nelle scuole il tuo libro, perché tu il libro lo porti anche nelle scuole, qual è la reazione? Come reagiscono i ragazzi? Come commentano? Come leggono il libro? Che tipo di impressione maturano? Che tipo di feedback, di riscontro ti danno? Quindi che tipo di immagine ne raccogli tu, appunto, a confronto con i ragazzi stessi, di un libro che è molto centrato sulle figure di, non solo in realtà, non solo, di due ragazzi, non solo, ma in particolare come protagonisti? Sì, ma guarda, io ti dico questo, che primariamente ti dico, no, poi parliamo delle scuole, no? Scuole elementari, adesso, l'idea in realtà nasce dai miei figli, no? Perché? Perché alla scuola elementare di uno di questi, quello più grande, c'era, diciamo, un ragazzino, come si diceva una volta, quarantenta, un po' vivace. Si diceva così, no? Adesso c'è la patologizzazione di tutto, no? Un bambino vivace subito di DSA, insomma, subito una volta era un po' vivace, cioè era uno che faceva il bambino ed era un po' vivace, un po' motore, come ero io, no? Però c'erano anche bambini vivaci, motori e violenti. E quindi ne abbiamo incontrato uno nella storia degli elementari di uno dei miei due figli, che era questo bambino vivace, un po' violento, che diceva anche cose violente, no? Diciamo tendenti al razzismo. E quindi questa cosa qua ci ha fatto discutere, no? Tra padre e figlia, no? Che insomma a casa nostra si parla di queste cose, non è argomento tabù, il sociale, la politica, eccetera, sono cose che abbiamo piacere, insomma, di poter affrontare. E quindi nasce da
due figure giovani, quindi questa è la condizione di origine, secondo me interessante, che poi permette, no, di dare uno sguardo, diciamo, di quell'età lì, che poi si evolve, no? Quindi, nascendo da un'idea di giovani, ecco che si sviluppa una storia con quello sguardo là. Quindi c'è già una presa di posizione di un giovane su un tema, certo, di un giovane che sta in una famiglia che affronta questi temi, perché non tutti li affrontano questi temi, no? Anzi, forse no, io non lo so, ma credo di no, visto come stanno andando le cose. Quando invece vado nelle scuole, soprattutto elementari, adesso abbiamo un ciclo di incontri alle elementari, intanto vedo che i bambini, diciamo dalla terza elementare in su, hanno una certa consapevolezza. Ora, io non sono di quelli che parla sempre bene delle giovani generazioni, di quanto tale, no, ci sono anche dei giovani che non sono... ci sono anche dei giovani che sono vuoti, che non hanno valori, cioè, diciamo, non è che in quanto giovane, tu invece non sei giovane, hai giovane, no, ci sono anche giovani che hanno quella tendenza. Invece questi ragazzini qua, questi bambini qua, hanno fatto proprio un percorso di lettura, no? Chiaramente mi è molto piaciuto quel progetto, perché è un libro che non può leggere un bambino di 8, 9, 10 anni, 11, perché ci sono delle cose che non capirebbe, il momento storico e c'era, però va come filtrato da un adulto. E il lavoro che hanno fatto queste scuole è stato eccezionale, veramente una cosa che mi ha commosso. L'adulto, quindi il maestro o la maestra, hanno letto, quindi filtrato, e affrontato anche delle cose, ma voglio dire, no? A un certo punto si sono messi a fare uno studio su tutti gli oggetti che compaiono nel... A un certo punto, ma cos'è questo? Cos'è carosello? Carosello, allora la maestra andando, carosello è quello su YouTube, quindi anche come la tecnologia, che no, una roba eccezionale. Bello. Oppure il mangiadischi, no? Questa è una fantastica. La settimana scorsa ho parlato del mangiadischi, ma lui ha fatto. Ma li mangiava i polisti? Io non li mangiavo solo. Fantastico, non sapevo questa cosa del mangiadischi, no? Per cui questo. E ho visto nei bambini un estremo interesse, ma proprio nei temi, certo, veicolati dall'adulto, ma nei temi, quindi il tema del bullismo lì è molto presente. In che scuola sei andato? Sono andato per ora a Lezio Bosso, che è una scuola di Mirafiori, Gerbido, e lì ho incontrato alcune classi e ho trovato come un interesse da parte, una preparazione da parte di questi bambini, con poi delle domande molto pertinenti, certamente lavorate prima, no? Però credo che, almeno in quell'esperienza di Gianmarco, io sono rimasto come anche stupito, perché ho visto che c'era attenzione in quella cosa là. Non so se mi spiego, avevano letto, avevano integrato dei contenuti, li avevano fatti propri, anche perché comunque sono temi che c'erano 40 anni fa con altri nomi e ci sono adesso con altri nomi. Alcuni dei bambini chiaramente hanno situazioni familiari difficili, per cui sapevano bene di cosa si stesse parlando. E l'esperienza è che probabilmente questo piccolo testo, che poi avrà un seguito, perché nella mia testa c'è in mente una trilogia, e anche per riscattare i personaggi che sono rimasti un po' là, no? A me questa cosa che sai, quello tu parli di cinematografia, no? Io c'ho sempre un film in mente di un grande attore che a me piace, Maurizio Merli, che faceva i famosi poliziotteschi, sì. No? E no, dico, parlando di anni 70 di periferia, guarda come Maurizio Merli si incastra. E praticamente Roma a mano armata, che è uno di quei film cult, finisce che così. Ponte di Roma, lui finalmente sconfigge la mala romana, mentre sta lì per abbracciare la sua madre, la mala viene uccisa, capito?
così, e finisce così. Tu mi vuoi fare? No, e te lo ricordi, l'ho visto a 10 anni. Ecco, io quelle cose lì nei miei testi non voglio che accadano, io voglio che i testi finiscano bene, dove tutti hanno avuto la possibilità di riscatto, c'è stata una riconciliazione. Sì, perché io ne ho bisogno, insomma, penso che anche siano temi come la violenza, insomma, la conosciamo, la percepiamo, no? Ma quanto, come dire, abbiamo bisogno invece di immagini positive, non ingenue, ma positive, sì. A proposito, riguardo tutto quello che hai detto, soprattutto in quest'ultima parte, sarà una mia deformazione professionale, ma l'immagine del cannocchiale, no? Sì. È importante, cioè nel senso simbolica, almeno per me lo è. Simbolica, ecco. Sì, sì, spiega pure il simbolo secondo te, perché io mi sono fatta un'idea, magari. Sì, sì, vabbè. Tanto come dire, questi due ragazzi amano le stelle, no? Quindi sono già delle persone che tendono a guardare lontano, no? Vabbè, ma i bambini, i ragazzi lo sanno fare. Poi la vita a volte, se non mantieni quella cosa, ti porta sulla testa, lo devi mantenere, devi tenere a botta. E quindi amano le stelle, amano guardare lontano, eccetera. Poi hanno bisogno di questo cannocchiale assolutamente, guarda, vedono su Topolino. Topolino. C'è ancora Topolino? Sì. Costa questo, 50.000, eccetera, 50.000 lire, no? Quindi lo vogliono per continuare a coltivare questo desiderio di guardare lontano le stelle, eccetera. Però è chiaro che è un'allegoria al cannocchiale, no? E il saper guardare oltre, no? Uno spazio che va oltre. E cosa dobbiamo guardare in questo testo? C'è la figura di Mario Barberis, che è il bullo, che tutti considerano un bullo. Quindi una persona da evitare, una persona da ghettizzare, e quindi basta, finisce così. Lui è nato così e morirà così. I fratelli Frank e Jimmy Genesio, invece, grazie a questa loro predisposizione a guardare in là, anche nella vita, anche nel tema esistenziale, guardano in là. Quindi vedono che dietro Mario e le sue scorribande a Santa Rita, quartiere, c'è qualcosa. C'è una storia, come tutti noi abbiamo una storia alle spalle, e riescono a guardare oltre. Guardando questo, danno una mano. E io aggiungerei anche, come un telescopio sono appassionata. Ah, e, sì, mi piace tanto. Quando si guarda attraverso questa esperienza, magari, ovviamente l'astro, che è la luna, il più grande, è quello che si riesce a beccare meglio col mirino, perché è è molto più grande e sembra molto più vicina. Sì. Quindi quello che ti appare tanto diverso, tanto lontano, tanto irraggiungibile, invece te lo porta più vicino, lo senti più vicino. Guarda, io ti dico una cosa su questo tema. A un certo punto nel libro, Neil Armstrong, l'uomo sulla Luna, viene a Torino. Abbiamo avuto le Sono i libri. No, abbiamo un'esperienza. A Torino, eccetera, eccetera, parla della sua esperienza. Noi con la famiglia siamo andati invece a vedere Charles Duke, che nel 19 è venuto, nel 2019, nel 2019 è venuto a fare 50 anni dello sbarco, eccezionale, come incontro. Ma in un altro incontro ancora, ho avuto il piacere proprio di andare nell'ufficio di Umberto Guidoni, no? Mm. Perché lui era parlamentare europeo, io sto portando avanti una campagna contro le banche che appoggiano il mercato internazionale di armamenti, no? A parte che un torinese che va a Roma, tu scendi dalla metropolitana e chiedi a un romano, scusi, ma l'ufficio di tale via? Ah, sì, qua, qua vicino, no? Sono 35 gradi, tu vai, no? E sono arrivato praticamente dopo 15 km, proprio un manico di sudore, capito? Che gocciolavo, bagnato, così, e mi dice, ma che faccio? Meno male che avevo una canottierina, sai? Quindi mi è grondando di sudore, incontro Guidone, un'esperienza fantastica, no? Cioè veramente creata da una mail, quindi anche una certa, come dire,
disponibilità da parte di quest'uomo, insomma parliamo, e poi ho fatto la domanda che abbiamo fatto un miliardo di volte, che si riaggancia, no? Questa cosa dello spare, sì, ma tu quando eri, anzi dai voi, quando eravate là, quando eravate là voi, cioè, cosa ha visto? Cioè, voglio dire, nel senso, cosa ha provato? A me interessa il tema della... Io pensavo, sai, una risposta articolata, filosofica, esistenziale, no? E lui invece mi ha detto, perché aveva, come dire, secondo me si era candidato con il partito dei comunisti italiani, Pini Berta, non so se ricordate, quindi aveva anche una certa... Io non avevo tenuto conto del suo comunismo. E lui mi ha detto una risposta più, diciamo, materiale, ma neanche tanto. Mi è venuta voglia di occuparmi di più delle persone. Sono rimasto là tutto sudato. Era straordinario, Sì, in realtà è un'esperienza abbastanza comune che è stata nel spazio. Sì, sì, di chi si stacca. Ne parlano come una fragilità del fatto che è poi una biglia in mezzo allo spazio, sì, vuoto, per cui questa voglia di difendere questo pianeta così, questa cosa così che sembra così delicata da fuori, è proprio un cambio di punto di vista. Sì, dove tra l'altro non vedi neanche i confini. Non ci sono i confini. E questo è interessante. Indipendentemente da quale parte della cortina di ferro arrivassero gli astronauti, raccontano tutti più o meno lo stesso tipo di esperienza. Sì, sì, esatto. Quindi vuol dire che è un'esperienza comune, no? Questo. Insomma, spero di aver risposto alla sua domanda. Io veramente un'altra domanda la vorrei fare però a tutti, no, ovviamente non tutti solo, presenti, a tutti i presenti, ma soprattutto no, è una domanda a tutti i presenti, è una domanda aperta, però ecco qual è un po' il punto, da dove nasce quest'altra domanda che pure mi è venuta in mente. Allora, io ho parlato ovviamente del mio libro di Terre di Pietra, si è capito che c'è il tema della pace e dei diritti declinato anche attraverso una ricercazione, quindi in particolare sui temi della cultura, dei beni culturali e del patrimonio culturale. Abbiamo parlato del libro di Alessandra, Visioni periferiche, dove ovviamente c'è un pezzo importante che riguarda non solo la cinematografia per i diritti umani, ma il nesso cinema e diritti umani. Ovviamente adesso abbiamo parlato ancora di Tutto merito di un cannocchiale. Noi parliamo di questioni che sono dentro anche il racconto di Ivan, violenza, solidarietà, bullismo, eccetera, eccetera, si parla o di diritti violati o comunque di diritti umani che affermano, che possono essere riaffermati. Allora, rispetto a tutto questo, in che modo voi affrontate nei vostri libri la tematica dei diritti umani? In che misura è centrale? Quali sono quei diritti che più facilmente potete indicare come centro della riflessione che avete, della vostra struttura, della riflessione che avete compiuto nei vostri libri, come rispetto al cinema si può declinare, rispetto al racconto si può declinare, insomma, in che misura questa tematica dei diritti umani è centrale? Chi vuole? Allora. Perché? Sempre dalla multimedia, rigorosamente multimedia, non si tradisce. No. Sì, perché? No, questo per dire che, per rispondere così, quindi è un po' simpatico a Gianmarco, il discorso dei diritti umani, per quanto mi riguarda, mi appartiene da sempre, fin da quando ero piccola, sarà una questione di sensibilità, sarà, non so, anche esperienze personali sicuramente, però la cura della persona e dell'umano mi appartiene. Poi ho studiato filosofia, una facoltà umanistica, quindi è proprio, io sento adesso che ho più di 50 anni, che c'è stato un percorso che fino a un certo punto è stato inconsapevole, poi è diventato invece chiaro, no? E quindi i libri, in questo nel primo caso un saggio bello, corposo magari, in quest'altra invece favola, chiamiamola un po' così, parlo ai bambini e ai ragazzini, ma anche agli adulti, perché chi l'ha letto ha detto ma no, invece guarda che potrebbe aiutare anche qualche adulto, non lo so.
I libri, dicevo, fanno parte della mia vita. Ho anche un'associazione culturale che si occupa proprio di diritti umani, quindi non ne posso fare a meno, nel senso che sono più forti di me in un certo senso. Poi, sbaglio, non mi rendo conto di sbagliare, ho i limiti e le fragilità come tutti e tutte, quindi non è che sia qua a dire che bello, sono perfetta, no, per niente. Mi aiuta questo a migliorarmi, come dicevo prima, ma... Non so, ad esempio, quando si parla di diritti umani, a me viene sempre in mente, diciamo, un ambito più grande, no? Insomma, essendo un po' fissato con l'attivismo, la politica, no? Mi vengono in mente i diritti umani, la moratoria per la pena di morte, per dire, ne so. La lesione dei diritti umani, no? Però, dal mio punto di vista, il diritto umano è il diritto all'umanità. Non so se mi spiego. Il diritto umano per me è il diritto all'umanità. Quindi a far sì che l'essere umano abbia la libertà di esprimersi e di scegliere. E non è sempre così. Non è sempre così. Non sto solo parlando dei paesi in cui, diciamo, la decantata democrazia, no? Poi bisogna vedere da che punto di vista si parla di democrazia, no? Per cui ci sono paesi tipo gli Stati Uniti, i governi degli Stati Uniti, parlano di democrazia, poi abbiamo visto, no, come trattano il tema della democrazia, no? Internamente ed esternamente, ma anche internamente, allora. Quindi ci sono dei contesti, dei momenti storici, dei posti dove il diritto all'umanità è negato, ma è anche negato nei nostri, come dire, opulenti paesi occidentali. Ad esempio, come dire, quando ti maltrattano sul posto di lavoro è una lesione dei diritti umani. Sì, quando... più velata, però è un diritto umano che viene volutamente, scientemente violato. A scuola la stessa cosa, nelle famiglie, per cui, come dire, i diritti umani per me sono questo, no? Cercare di portare dignità e rispetto in tutti i contesti. Per cui io, come dire, sono sempre un po' tra due fuochi, no? Ed è il mio grande problema. Problema magari di tanti attivisti, no? Questo è un mio problema che è stato molto grande in passato, adesso un po' di meno, ma c'è questa quasi dicotomia tra l'attivismo, quindi grandi sistemi, e la quotidianità. Mamma mia, così lo so. E questo è un gran casino, perché dovrebbe essere una sfera unica, no? Questo diritto all'umanità, diritto alla vita, sta in tutte le cose. Io me lo ripeto ossessivamente tutti i giorni, devo fare una pratica bestiale perché magari non ho nessuna difficoltà a parlare davanti alle persone, a scrivere un libro, a sostenere un'intervista, mentre ho delle difficoltà incredibili con la burocrazia, no? Delle bollette. Allora, e lì dico, ma quanto è, come dire, vario l'essere umano, no? Ma insomma, si perde un bicchiere d'acqua e ce l'ha. E quindi, come dire, dal mio punto di vista il diritto umano lo vivo in tutte le cose, il diritto umano, come dire, anche declinato in che senso? Come il diritto alla vita, diritto all'esistenza, alle creature, no? Perché poi magari qualcuno dice, ah, tu sei umanista, per cui vuoi male agli animali, maltratti. Sì, vabbè, chi è carnivoro non è che vuol proprio bene agli animali, però voglio dire, non dobbiamo essere come estremisti, no? Io intendo essere umanista e voler bene all'essere umano come voler bene alla vita, no? Come da questo punto di vista, all'esistere, a cercare di mettere la centralità dell'essere umano, ma per responsabilizzarlo, no? Per fargli prendere le sue responsabilità. Questo mi sembra una cosa eccezionale, no?
sviluppare questa intelligenza che non sia un'unica intelligenza egocentrica, ma che sia un'intelligenza globale. Per cui per me il diritto umano è il diritto all'umanità. Per te, Gianna? No, io sono molto d'accordo su tutto questo. Allora, in genere quando tutte queste carte dei diritti, no, cominciano, esordiscono dicendo tutti gli esseri umani nascono uguali in dignità e in diritti. Nascono, così dovrebbe essere, questo è ciò a cui aspiriamo, questo deve motivare e indirizzare le nostre iniziative, le nostre campagne, ma ovviamente siamo molto lontani dal vedere davanti ai nostri occhi nella realtà che tutti gli esseri umani sono ovviamente uguali in dignità e diritti. Però l'indicazione è interessante, vale come indicazione. Cioè, il binomio qual è? Dignità e diritti. Da una parte si afferma la dignità nella misura in cui i diritti sono rispettati e uno se ne può fare portatore, può anzi lottare per i diritti di tutti e deve anzi lottare per i diritti di tutti. Dall'altra parte però proprio il compimento dei diritti umani è quella cosa che consente una vita degna, propriamente degna. Allora c'è una cosa che a me piace sempre ricordare perché oramai è stata dimenticata, ma a un certo punto le Nazioni Unite hanno prodotto con l'Assemblea Generale una risoluzione. E siamo nel dicembre del 98, poi è stata definitivamente approvata agli inizi del 99, quindi 1998-1999. C'è questa risoluzione sui difensori dei diritti umani, che è propriamente la risoluzione sul diritto e la responsabilità delle persone, dei gruppi e degli organi di proteggere e promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali. L'articolo 1 è folgorante, dice tutti hanno il diritto, da soli o in associazione con altri, di impegnarsi e di lottare, usa proprio questa parola, lottare. Usa proprio questa parola ed è singolare, in genere le Nazioni Unite non si esprimono così, diciamo, per la difesa e il riconoscimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali ovunque nel mondo, ovviamente nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale e della legalità internazionale. Folgorante. Ogni singola persona ha il diritto e la responsabilità di lottare per tutti i diritti umani in tutti i posti del mondo. Io, in quanto cittadino, non perché sono promotore di una grande campagna internazionale o faccio parte di una grande ONG o ho una responsabilità istituzionale, quindi avendo una responsabilità istituzionale il mio compito, il mio mandato è quello di lottare, lavorare, ma io come cittadino sono impegnato e ho la piena legittimità di farlo per difendere e per promuovere i diritti. Allora, secondo me questa cosa è fondamentale e in effetti noi come operatori o come attivisti e attiviste per i diritti umani, o come operatori di pace nei corpi civili di pace, non è questo che facciamo. Ma lo facciamo nella quotidianità, perché è vero, insomma, ci sono le grandi campagne, ma se i diritti umani sono così tanti, e se tutti i diritti umani appartengono a tutti, allora ci sono tantissimi diritti che noi dobbiamo fare valere, e tantissime violazioni che si compiono, talvolta manco ce ne rendiamo conto, nella vita quotidiana. Perché noi pensiamo appunto ai grandi diritti, ma i diritti sono tutti grandi, e sono tanti, certo. E sono tanti, sono i diritti di libertà, i diritti civili, politici, i diritti materiali, quelli economici, quelli sociali, allora il diritto al lavoro, il diritto alle ferie, no, mo oggi parli, le ferie sono un diritto, l'equo compenso, il salario giusto, pagati uguali per lavori uguali, e oggi sembra che stiamo parlando di chissà che cosa, ma se uno fa lo stesso lavoro, la stessa retribuzione, dov'è oggi in Italia questa cosa? E però queste cose sono scritte, sono diritti fondamentali, bisogna battersi per questi, perché appunto che cos'è? È uno spazio di libertà ed uno spazio di dignità della persona, è la cosa che veniva detta prima, appunto, che vuol dire diritto dell'umanità? Una vita piena e degna. Piena e degna. Beh, io insomma penso che abbiamo fatto proprio il pieno di contenuto. Mi sento proprio full di contenuti. Beh, allora, se non ci sono altre domande,
ne sarebbero. Se ne sarebbero, ma facciamo. Tanto allora, è un momento conviviale tra di noi. Due domande. Anche sì, sì. Premetto che la guerra dei Balcani è stato un momento formativo, secondo me, per la nostra generazione, perché appunto negli anni 90 avevamo 20, tra i 20 e i 30 anni, ci scoppia una guerra praticamente dietro casa e con tutto quello che ne è conseguito. Per esempio, io, in particolare a me è venuto in mente tutto questo. Di recente c'è stata a Torino una mostra fotografica sull'assedio di Sarajevo, che era molto, diciamo, molto bella, tra l'altro, nel senso molto ben fatta, anche fra l'altro nel locale ex che è di proprietà dell'esercito, per quello un po', sì. La domanda che volevo fare è appunto, in questo momento, com'è la situazione nei luoghi del conflitto? Questo, il conflitto è stato superato o ancora brucia o ancora cova sotto la cenere, nel senso che c'è, chiaramente penso che varie organizzazioni abbiano tentato di superare il conflitto, anche se chiaramente con tutti i morti che ci sono stati penso che ci vorranno dei decenni per superarlo. Perché ti chiedo questo? Perché in qualche modo il conflitto nei Balcani è stato una prova generale di quello che succede adesso, nel senso che adesso vado un attimo indietro con la memoria. In quel momento lì, per esempio, un'organizzazione militare come la NATO ci si chiedeva a cosa servisse, ed è stata la prima applicazione della NATO dopo il crollo della cortina di ferro, è stata proprio nell'ex Jugoslavia, e lì la NATO si è definita come un organismo militare per intervento rapido per risolvere questioni internazionali, cosa che non era nel suo statuto originario. Per cui in qualche modo si è data un senso in quel contesto lì. E sta continuando con questo senso, con quel senso che si dà. Quindi praticamente la guerra dei Balcani in realtà ha creato i presupposti per la situazione attuale. Quindi è un aspetto importante, un nodo importante della storia. La domanda è, la situazione nei luoghi del conflitto è in qualche modo il conflitto è stato superato o c'è ancora molto lavoro da fare? Perché dopo il fatto che negli anni 90 si sono accese tutti i riflettori su quella zona, su quell'area geografica, poi non se ne è sentito particolarmente più parlare. Ogni tanto c'è qualche convegno in cui parlano persone che si sono vissute queste esperienze tragiche sulla pelle e dicono che in realtà le cause del conflitto non sono state superate, anzi in molti casi non sono superabili perché non ci sono più le condizioni per superarle. E così via, no? Quindi la domanda è, c'è il conflitto cova ancora sotto la cenere oppure se viene in qualche modo si sta cercando di superarlo? Penso appunto, questa è la domanda che ti rivolgo, insomma. Allora, io risponderei così: la guerra è finita ed è stata superata, il conflitto è ovviamente presente. Si può dire in tutti e due i sensi, il conflitto è tuttora presente, nel senso che alcuni presupposti di quel conflitto, alcune motivazioni, alcune tracce che covano sotto la cenere continuano a persistere, ma anche nell'altro senso, cioè il conflitto come esistenza di una contraddizione, di una incompatibilità legata a motivazioni e obiettivi diversi, è ovviamente presente, perché queste incompatibilità ci stanno, queste divisioni sono tuttora presenti, queste motivazioni sono tuttora presenti, e quindi è una situazione di conflitto, di post-conflitto, se noi pensiamo al post-guerra. Ma se interpretiamo il conflitto come conflitto, quindi come un campo più generale rispetto alla guerra, questo conflitto esiste e questa conflittualità è tuttora presente. Quello che dici tu è molto vero. Insomma, durante la guerra del Kosovo, con i vertici a Praga e a Washington, la NATO ha approvato il suo nuovo concetto strategico, che è quello tuttora in vigore. Per cui con la guerra, in particolare in generale con le guerre nei Balcani, in particolare con la guerra nel Kosovo, è cambiata la NATO. Perché da strumento istituzionale per la difesa del cosiddetto blocco occidentale
è diventato uno strumento militare di proiezione internazionale e quindi di aggressione militare ai quattro angoli del pianeta in tutte le direzioni per affermare i valori, gli interessi, tutta la retorica e tutta l'ideologia atlantica. E non è un caso che sono proprio gli anni dell'allargamento, dell'espansione verso est. Non è un caso che questo già tutto il ciclo di guerra dei Balcani, in particolare la guerra del Kosovo, cioè in particolare l'aggressione alla Jugoslavia del 99, sia stata la più clamorosa violazione del diritto internazionale. Cioè uno prende e bombarda un paese senza una risoluzione del Consiglio di sicurezza, senza un intervento delle Nazioni Unite, senza una dichiarazione di guerra, senza niente, prende e bombarda. Non dovrebbe succedere che uno prende e bombarda, diciamo, non funziona. Allora, un grande laboratorio, un grande paradigma, anche per la dinamica del conflitto etnico, quindi della guerra cosiddetta etnopolitica, che proprio lì ha un suo spaccato, e tutto questo è la nostra attualità. Se noi guardiamo quello che sta succedendo adesso, queste categorie sono le stesse categorie all'opera nella dinamica di conflitto che stiamo vivendo. Allora, io vorrei però che noi ci ponessimo anche nell'altro senso. E quindi cosa si può fare? Ok, tutto questo orrore, tutta questa conflittualità continua a persistere, è sempre presente. E allora che facciamo? Io penso che sia molto importante che noi ci attiviamo, ciascuno per la parte che può, ciascuno nell'ambito delle proprie possibilità, da una piccola iniziativa o una piccola campagna, ma anche con tutto quel lavoro di supporto agli operatori di pace di quei posti, che molto spesso sono a rischio di incolumità, sono minacciati, sono aggrediti. Quante volte i difensori dei diritti umani vengono aggrediti e minacciati, lo sappiamo tutti qui presenti molto bene. Il lavoro nostro consiste soprattutto nel fornire supporto agli operatori di pace locali. Mm-hmm. Cioè gli operatori di pace non siamo noi, in quel posto in cui la guerra non è la nostra, ma è la loro. Sono quegli operatori di pace di quei posti che lottano contro quella guerra che è in casa loro e lavorano per la pace nelle proprie comunità, nei propri territori. Infatti stavo pensando che qualche anno fa, appunto, anche io e mio marito siamo stati nei Balcani, abbiamo fatto un viaggio per capire com'era la situazione e abbiamo avuto modo di parlare con le persone. Io parto sempre, ripeto, dalle persone comuni, no? Dai civili. E abbiamo notato questo che ha appena detto Gianmarco, che si sente sotto la cenere ancora rivalità, della competizione, insomma c'è qualcosa. E, come dice lui, noi possiamo fare da ponte, però siamo sempre un'entità, diciamo, esterna, no? Che va e cerca di far comunicare gruppi su fonti diverse. E invece bisogna dare l'opportunità a chi sta sul territorio di agire per la pace, no? Per la convivenza civile e pacifica, come dicevo prima. Un'altra cosa che abbiamo notato, e purtroppo bisogna dirlo, per ritornare al discorso città, periferie, eccetera, che nelle zone periferiche i sentimenti sono ancora forti, diciamo. Nelle città, ovviamente, o nelle grandi città, dove le persone hanno avuto l'occasione di studiare, sono venute a contatto appunto con la cultura, con l'informazione corretta, la mentalità cambia. C'è sempre un po' questo sempre poi un'altra questione rispetto alle periferie, visto che io penso che comunque le vere idee rivoluzionarie risolutive non vengono mai dal centro, arrivano sempre dalle periferie. Per questo in qualche modo nella mia attività sociale ho sempre operato in zone periferiche, mi sono trovato più a mio agio. Infatti adesso in questo momento stiamo operando in questo quartiere che, non so, vabbè, chi segue le questioni torinesi sa che un giorno sì un giorno no c'è qualche tragedia, c'è qualche, diciamo, evento di malaffare che riguarda il quartiere di Aurora e Barriera di Milano, che è il quartiere esattamente vicino. Ma in realtà questo quartiere è molto vitale, molto, tra virgolette, chiamiamolo multietnico, e ci vive un mondo qui, oggettivamente.
per cui è molto vivace, molto culturalmente interessante. E quindi effettivamente secondo me nelle periferie sta il futuro, non tanto nel centro, perché è lì che dove si sperimenta e dove si possono trovare soluzioni. È chiaro che non è facile viverci per varie questioni, però lì vengono fuori le cose, piuttosto che in centro. E lì nascono i fenomeni, fra l'altro, nel senso che nascono in maniera molte volte sotto traccia, per cui neanche uno se ne accorge che nascono i fenomeni in quel tipo, nelle periferie. Per cui, tornando al discorso, come ne usciamo? Probabilmente ne usciamo con qualche idea periferica, non con un'idea centrale. Qualche idea periferica. Allora, io penso che, insomma, grazie a voi. Anche Santa Rita è un quartiere di periferia, perché appunto di quelli che vivono a Santa Rita non lo pensano, però è periferia anche lì. Anche sì, però periferia, come diceva. Allora, grazie a tutti, grazie a voi. A Gianmarco Pisa, a Alessandro Montesanto, grazie alla Gelateria Popolare, Salone Off, e seguite Multimage, ci sono tutti i canali, stiamo crescendo nelle varie attività, per cui sarebbe bello se avessimo, come dire, un seguito sempre maggiore, perché insomma i temi che si trattano sono temi importanti. Grazie, grazie. Arrivederci.